Beh, questa è la città di Pagani, oggi venerdì 9 marzo, guardate, completamente invasa dai rifiuti, ormai montagne di rifiuti che si accumulano e sono ad ogni angolo di strada, un odore nauseabondo e non fa ancora caldo. Sicuramente l'emergenza in cui si è piombati per l'ennesima volta nella città di Pagani, un'emergenza rifiuti che sicuramente poteva essere evitata, probabilmente con una lungimiranza. Sembra che adesso il problema sia quello dell'approvvigionamento di carburante per gli automezzi del servizio di raccolta rifiuti, un servizio che è passato dal consorzio di bacino Salerno 1 al comune direttamente con una procedura di comando dei dipendenti, mentre si è diviso il servizio di smaltimento, che invece è affidato ad una ditta esterna. Una situazione che poteva essere sicuramente prevista, questa perché pare che per quanto riguarda gli approvvigionamenti degli enti pubblici bisogna passare per la Consip e questo passaggio sarebbe potuto avvenire probabilmente anche 15 giorni fa, quando si conosceva la situazione, quando si sapeva che alla fine di febbraio il consorzio di bacino non avrebbe più svolto il servizio, ma io dico le stelle stanno a guardare. Dalla zona pedemontana della città ci siamo spostati più a valle, uno snodo strategico questo per la città, è infatti lo snodo tra l'ospedale civile Andrea Tortora, il mercato ortofrutticolo e dunque la strada di collegamento con l'autostrada A30. Ecco, vedete le condizioni in cui è ridotta anche questa zona, dalle strade completamente sporche come il nostro. Il nostro operatore Francesco Dauria ha puntualmente ripreso, guardate qui, in pratica probabilmente qui non si verrà mai a ripulire per le condizioni in cui sono, ad un avvallamento che si è creato con una mini piscina all'altezza appunto della triangolazione del crocevia a finire alla strada, all'arteria principale completamente piena di buche, un'arteria di collegamento importante e strategica per la città, perché è importante per le industrie, per le aziende che si trovano nella zona industriale, per il mercato ortofrutticolo, quindi immaginate quanti autoveicoli, quanti camion e tir percorrono questa strada e poi ecco l'asse della statale 18 che collega le varie città dell'agro. Altro punto della città, chiudiamo da qui questo servizio, ci troviamo in via Trento, alle nostre spalle c'è un istituto scolastico, quindi questa è una strada, è un marciapiedi che viene percorso quotidianamente da studenti, dai loro insegnanti, dai genitori, che viene appunto percorso a piedi, vedete qual è la situazione in questo momento. È venerdì 9 marzo 2018. Questo il quadro della città di Pagani. Non vogliamo infierire su nessuno, ma crediamo che ci siano delle forti responsabilità di chi amministra, di chi governa, di chi è preposto agli uffici per l'igiene del mantenimento della città. C'è probabilmente una mancanza di programmazione, una mancanza di idee e di decisionismo alla base, ma i cittadini non possono pagare lo scotto di tutto questo. È pur vero che ci saranno fasce di inciviltà, ci si lamenta per il mancato rispetto degli orari e dei calendari di conferimento, ma a tutto questo c'è comunque un limite che è dettato dalle continue emergenze in cui si ripiomba. Sarebbe il caso di prendere in mano la situazione con grande senso di responsabilità, lo ribadiamo, e fare in modo che la città ritorni agli antichi splendori, una città che è sporca,
sporca, non soltanto invasa dai rifiuti ma anche dalle cartacce, anche complici i manifesti elettorali che sono stati strappati dalle mura della città e si ritrovano a terra, ai bordi dei marciapiedi. Una città che è un colabrodo per le tante buche che si sono create in un manto stradale che non ha tenuto alle piogge dei giorni scorsi, ma perché è un manto stradale che non viene rifatto probabilmente da tempo ed è in condizioni pietose. Ebbene, tutto questo, se De Luca, il governatore della regione Campania, dice di aver inviato finanziamenti e fondi per l'agro nocerino sarnese, è bene che questi vengano quantificati e che si cominci a lavorare, a progettare e a programmare.